Salve a tutti youtubers, Filippo Fiorenza qui. Salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Fiorenza qui con una nuova recensione. Oggi parleremo del nuovissimo The Beatles, Get Back. Documentario diviso in tre parti, diretto da Peter Jackson e distribuito da Disney Plus Italia, che come sempre ringrazio e saluto. Questo è uno di quei documentari che non solo se sei proprio fan accanito dei Beatles aspetti da tempo, ma secondo me è uno di quei documentari che per, in generale per la cultura musicale deve essere per forza visto da tutti. È imprescindibile non vedere una perla del genere. Vi spiego anche il motivo, anzi ve lo spiega Peter Jackson il motivo per cui tutti quanti noi dobbiamo vedere questa bellissima opera divisa in tre parti, ma fatte veramente come Dio comanda. Un documentario che ci porta veramente indietro nel tempo, ovvero nel gennaio del 1969, quando una forse delle band più famose del mondo, e tuttora ancora lo sono, ovvero i Beatles, fa proprio vedere il processo di scrittura, di registrazione, insomma il tutto, di creazione di nuove canzoni e anche come si stanno preparando al loro primo concerto dopo una lunga pausa di ben 2 anni. La cosa che sorprende di più di questo documentario, appunto, è la qualità proprio con cui viene realizzata. Un lavoro, vi posso dire, veramente maniacale nella rimasterizzazione. Peter Jackson è stato veramente in grado di ridare lustro a forse uno dei pezzi di storia più importanti del mondo della musica, i reperti storici che forse non sono mai stati visti a parte dai Beatles stessi. In queste tre parti possiamo notare tutto quello che la band ha in un certo senso vissuto, momenti belli, momenti brutti, non si sono nascosti dietro la telecamera a fare vedere solamente il bello, e questo forse è quello che ti fa capire proprio la vera natura di questa fantastica band. I legami che si sono venuti a creare durante gli anni, le battute, i momenti di screzio, tutto si fa vedere nella loro magnificenza, concedetemi questo termine. E poi forse il concerto forse più famoso della storia della band, ovvero, ebbene sì, lui in versione integrale, senza tagli, senza tutto, viene mostrato tutto in maniera integrale, in maniera rimasterizzata, un audio che veramente mi ha colpito tantissimo e mi ha impressionato. Se voi avete un impianto audio 5.1, 7.1, Dolby Atmos, veramente ve lo godrete dall'inizio fino alla fine. Una fotografia veramente realizzato proprio benissimo, scivola proprio come il burro, non ti annoia, ti appassiona. In un certo senso hai un po' quel voglio sapere di più, perché ti riesci proprio a entrare dentro il mondo del Beatles, nel mondo delle registrazioni, senti quasi anche i profumi della sala di registrazione, senti i malumori, le risate, il bello e il cattivo tempo che avviene durante la registrazione delle canzoni, tutto viene amplificato a una Beatles mania che negli anni sono riuscita ad apprezzare sempre di più, e appena ho visto questo documentario me ne sono veramente innamorato, quasi da dire, appena esce in Blu-ray lo devo necessariamente acquistare. E quindi ragazzi, che dire, spero che la recensione del documentario The Beatles Get Back vi sia piaciuta. Vi metterò qua sotto il link in descrizione il fantastico trailer. Ci vediamo la prossima volta con una nuova recensione. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, condividetelo ovunque e ciao!